come ho detto già prima, credo che abbiamo fatto una buona gara come tante altre prima. Stiamo giocando bene, creiamo tante occasioni, ma non riusciamo a portare a casa 3 punti. Che ci manca tanto, è da tanto tempo, quindi bisogna rivedere magari qualcosa e dare sempre qualcosa di più, perché se no non arriva la vittoria, saranno i tempi duri. Il gol è arrivato anche per caso, perché era una respinta, adesso ho tirato come ho provato già anche partite precedenti, meno male questa è entrata. Io lo dedico sempre a mio nonno, ma questa volta la dedico a Simone Sinico per la sua scomparsa, un ragazzo che conoscevo di vista, quindi è per la sua famiglia, come un piccolo sostegno. Non so dirti, abbiamo cercato di giocare, diciamo, con i più uomini avanti, abbiamo fatto più gol, però anche abbiamo subito di più. Adesso magari portiamo un po' di meno uomini davanti, non li facciamo 3-4 come all'inizio. Però non li prendiamo, quindi bisogna trovare un equilibrio dove gol non si prendono e si fanno. Non è facile, se era facile già si faceva. Quindi è anche una questione di tutto, di allenamento. Io credo che questo gruppo sicuramente lavorerà duro per uscire da questa classifica. Secondo me oggi abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo creato almeno 10 palle gol, non contando gli angoli. Però è il momento, secondo me, che magari uno di noi in difesa sbaglia e prendiamo gol, perché il Novara oggi ha fatto punti, non porta. E magari noi dobbiamo essere un pochino più cinici davanti, un pochino più cattivi, perché una partita del genere, secondo me, giocata così bene, non può finire una volta. Niente, lì c'è un caso di errori, la palla persa a centrocampo, io che devo temporeggiare, però pensavo di prendere la palla, mi ha saltato. La palla messa dietro, non siamo usciti bene, abbiamo preso gol. Però questo fa capire che comunque noi oggi abbiamo avuto 10 palle da gol su errori dei difensori che scivolano e non riusciamo a far gol, loro hanno fatto punti non porta su questa azione qua e prendiamo gol. Però la strada è giusta perché abbiamo collezionato tanto e secondo me questa è la strada da intraprendere oggi.